Le sue posizioni rispetto al Covid-19 hanno spesso fatto discutere. Oggi il libro che ha dato alle stampe ha provocato addirittura un blocco su Amazon che ne impedisce una promozione. Giulio Tarro, virologo e primario emerito dell'ospedale Cotugno, non si nasconde e punta l'indice contro chi negli anni ha distrutto il sistema sanitario. Lei sa che è successo tra il 1997 e il 2015? Hanno dimezzato tutti i posti letto delle terapie intensive, per non parlare di altri poi tagli della sanità che ci sono stati. E quindi diciamo, questo chiaramente a gennaio dell'anno scorso, quando abbiamo saputo dell'epidemia in Cina, i francesi hanno raddoppiato i posti letto. Noi non abbiamo fatto niente, abbiamo aspettato a marzo, non abbiamo avuto la piena epidemia e ci siamo già a un quarto dei posti letto dei francesi in sostanza. Sulle cosiddette varianti spiega. Sembra che la variante, anche perché poi essendo inglese stava studiando in Inghilterra, è già, diciamo, come dire, già definita, dove ultimamente c'è una notevole riduzione di tutti gli aspetti, per così dire, di patologia clinica degli inglesi. In particolare, allora, il problema è stato un maggior contagio, ma non una maggiore aggressività e virulenza. E queste cose, diciamo, lo dicono già quelli che ci sono passati. Noi abbiamo iniziato l'8 dicembre a fare le vaccinazioni. Noi abbiamo cominciato il 27. L'8 dicembre hanno cominciato con gli anziani. Noi il 27 dicembre abbiamo cominciato con una persona di 29 anni. Vaccino pericoloso per chi si è sottoposto a cure per la fertilità o intende fare un figlio ed ha difficoltà. C'è un blocco del concepimento. Ecco che i vaccini da messaggero devono essere fatti almeno, per così dire, 2 mesi prima da questa possibilità. Non viene consigliata per le donne in gravidanza, ma perché presumibilmente anche non hanno avuto la sperimentazione di farlo, per dire. Infine, l'ottimismo prevale. Non c'è motivo che non si riesca a bloccare questo tipo di epidemia. D'altra parte, pensi che il 20 gennaio si è insediato il nuovo presidente americano, il 10 febbraio già i contagi erano dimezzati.